parleremo di crescita profittevole e controllo dei parametri giusti, numeri e KPI. Cosa significa? In questo intervento volevo condividere con voi eh, mh, i numeri chiave del property management, se in ascolto ci sono anche degli host, è chiaro che vale anche per chi fa eh, gestione del proprio appartamento, gestione di un solo appartamento, gestione di gruppi di appartamenti e eh, eh anche chi e, diciamo fa attività di property management quindi ha un'impostazione eh, diciamo, professionale. Quello che vogliamo condividere con voi è come si dovrebbero guardare i numeri, e come abbiamo trovato con Italian Way diverse soluzioni per aiutare i nostri partner a leggere i numeri nel modo corretto, e poi vedere insieme alcune schermate e fare alcuni esempi pratici molto semplici su come eh, i numeri ci aiutano a capire cosa stiamo facendo. Quindi faremo un'introduzione in generale sul mercato del property management e poi parleremo dell'importanza dei dati, di questi famosi KPI e del sistema di reportistica Italian Way. Allora, mi presento brevemente, sono Guido Foraci e mi occupo di turismo dal 2018 circa. E ho avuto la fortuna di poter, per quanto riguarda il mercato del, del vacation rental e delle case vacanze, di poter osservare questo mercato da diversi punti di vista. Quindi, ho avuto l'opportunità di lavorare 5 anni per Xpedia, quindi di essere nel back office delle OTA e vedere come le OTA lavorano i dati, come le OTA eh, convertono, come le OTA sviluppano il mercato, soprattutto quello dei property management. E poi, ultimamente, da eh, direttore commerciale di Italian Way, ho avuto anche la possibilità di vedere eh, il lato del property manager, quindi quel pezzo che eh, mi mancava <ride> l'ho completato con Italian Way. E, alla fine, per ciò che riguarda il lato proprietari, eh, da sempre possiedo e gestisco diversi appartamenti. Quindi condivido eh, gioie e dolori dei proprietari sia nella gestione diretta che indiretta. Quindi, partiamo dal mercato del property management, quindi un, un, una breve introduzione. Questa tra tutte le immagini è quella che abbiamo scelto per descrivervi il mercato delle case vacanze, perché nonostante in molti banalizzano questo mercato e dicono, pensano che o la casa la metto su Airbnb. In realtà eh, la realtà è completamente diversa. Al property manager si chiede infatti di avere tantissime competenze trasversali, a partire eh, dall'essere un bravo commerciale per eh, acquisire gli appartamenti, acquisire la fiducia dei proprietari, poi deve essere un bravo revenue manager per fare il margine, deve essere contemporaneamente bravo eh, a distribuire, a conoscere i canali online. Poi non ci dimentichiamo. Che stiamo parlando di turismo, siamo persone che accolgono turisti, per cui attenzione al prodotto, all'homestaging, alla creazione di un'esperienza unica. A tutto questo si aggiunge anche la parte immobiliare, perché altro non facciamo che lavorare per il mercato immobiliare, perché è messa a reddito di seconde case, e quindi c'è tutta la parte contrattualistica, la parte legale, la parte fiscale. Insomma, questo property manager è, è una specie di eroe che deve conoscere contemporaneamente. Tutte, eh, tu, tu, tutte queste discipline, avere competenze trasversali in tutte queste discipline per poi avere successo. Quindi questo in realtà è un mercato complesso, è un mercato complesso per diversi motivi e li analizziamo brevemente. Innanzitutto è un mercato complesso perché nasce proprio come mercato, eh, diciamo, difficile perché il property manager si ritrova al centro di due clienti con due centri di interesse non solo differenti ma anche opposti. Infatti, quello che noi eh, ci, ci ritroviamo a fare è gestire un cliente, quindi un turista che vuole andare in vacanza, quindi soggiornare in un appartamento bello ad un prezzo basso e un proprietario che vuole avere un'ottima redditività e magari non ristrutturare. Chiaro che noi ci troviamo al centro tra proprietario e turista. Per cui. Sono antagonisti ed è già questa la prima difficoltà di questo mercato. Per ogni appartamento, infatti, il property manager ha due clienti. In una gestione alberghiera, un albergatore ha 100 camere e un solo proprietario. Nel property management, invece, il property manager ha 100 appartamenti e 100 proprietari o 90 proprietari. Quindi, in questo rapporto uno a uno, quindi nel dovere gestire già tutti i proprietari prima ancora di tutti i clienti, eh, c'è la prima complessità. Questo è un mercato con barriere all'ingresso ed alta competitività. Le barriere all'ingresso tuttavia sono basse, vuol dire che anche se è un mercato molto difficile dove pochi fanno utili, in realtà iniziare è molto semplice, perché con il renturento con il sistema percentuale basta poco per listare una casa sui maggiori canali e, e iniziare ad avere traffico. Questo in realtà eh, crea diverse, diverse competitività sul mercato perché abbiamo tantissimi player, oltre ai property manager, abbiamo gli host privati, chi gestisce più casi, abbiamo i singoli, abbiamo gli indipendenti, quindi un mercato complesso. È un mercato da, da competitività perché anche se inizialmente eh, un eh, prodotto in una destinazione eh, diciamo primaria, ecco distinguiamo una destinazione primaria, una destinazione di mare del sud, visto che l'argomento è, è, è il sud, poteva facilmente raggiungere un 80-90% di occupazione sulla stagione con delle tariffe medio-alte, adesso è tutto più difficile perché ci sono tanti competitor con prodotto di qualità elevato, quindi bisogna iniziare. Eh, non solo a guardare i dati, come vedremo, i propri numeri, ma anche ad avere un'attenzione particolare per il prodotto se si vogliono fare dei margini. La bassa marginalità è un'altra caratteristica di questo mercato. Perché? Perché il property manager, soprattutto quando gestisce appartamenti non suoi, quindi opera in nome e per conto del proprietario, si ritrova a gestire grandissime. Quantità di denaro con una marginalità poi molto bassa, per cui c'è una differenza fondamentale tra il giro d'affari, quindi il turnover, e quello che è il nostro margine. Eh, questo che abbiamo messo in grassetto è uno dei punti diciamo più eh, di frizione di tutto il mercato perché. Se trovare degli appartamenti è discretamente approcciabile, cioè relativamente facile, metterli a reddito sulle ote e capire i rudimenti del, del, del revenue, anche questo è semplice, in realtà poi c'è una complessità fiscale, e contrattuale e non indifferente e soprattutto non chiara. Infine, visto che siamo al sud... Eh, potrete sentire dal mio accento che insomma col sud ho un, un legame particolare non soltanto di tipo biologico, ma eh, ci credo anche tanto per quanto riguarda lo sviluppo dei, degli affitti brevi. ma Non è questo diciamo, il contesto in cui parlarne: abbiamo il problema della stagionalità: una stagionalità porta con sé eh, una serie di problematiche non solo legate all'occupazione e quindi al cash flow che c'è solo in una parte dell'anno, ma anche ad una serie di realtà operative. Ok, diciamo che abbiamo messo in evidenza tutte le cose negative, non negative di questo mercato, ma tutte le, le complessità. In questo mercato così difficile è importantissimo sapere e conoscere bene i numeri. Perché? Perché molto spesso siamo così presi eh, da, da, dall'attività, quindi dall'operativo, dai check-in, dai check-out, che ci dimentichiamo la cosa fondamentale, quindi di acquisire e registrare questi numeri. Ok, chiunque di voi abbia mh, frequentato un corso di revenue ha visto tantissime volte questa citazione senza dati, se solo un'altra persona con un'opinione. Eh, ci tenevamo a ricondividerla con voi perché in realtà eh, è una frase quanto mai vera. Come è andata la stagione? Bene, male. E tutte queste sono opinioni. Come sta andando la casa vacanza? Bene. Quanto rende un appartamento ad ortigia piuttosto che uno a Lecce, piuttosto che uno a Cagliari al Poetto oppure a Pula? Bene male. Ecco, tutte queste sono, eh, diciamo, delle opinioni. Quindi sono dei dati puramente soggettivi. Quello che invece è eh, l'oggettività è un dato che è comparabile, che è numerico e che è oggettivo. I dati infatti ci permettono di avere una visione reale del business, quindi com'è andata la stagione? Meglio dell'anno scorso, peggio dell'anno scorso, 50% occupazione, 60... quanto rende un appartamento? 15.000 euro lordi, 20.000 euro lordi, 18, magari non so. Ora sto dicendo dei numeri a caso, ma eh, a Cagliari al Poetto, magari ne farà 25, 20, se è un bell'appartamento, una villa ne può fare 40, 45, 50, eh, una villa con piscina e una location unica eh, può valere quanto 10 appartamenti singoli. Quindi avere i dati, quindi i numeri, raccogliere e saperli leggere ci permette di avere una visione oggettiva del business. Eh, inoltre, questo ci permette, abbiamo fatto alcuni esempi, di conoscere meglio tutto il territorio e di fare delle previsioni realistiche, altra cosa importantissima. Questo ci dà una eh, posizione di forza nei confronti dei proprietari. Perché se conosciamo bene i numeri possiamo sicuramente avere un eh, rapporto migliore con i proprietari perché in fase di negoziazione siamo in grado. Di prevedere più o meno esattamente quanto produrrà un appartamento, se quindi abbiamo in gestione 10 appartamenti sul lungomare di, non so, Cagliari eh, o a Lecce in città, sappiamo già se abbiamo raccolto i dati di fatturato nel modo corretto, li abbiamo catalogati, abbiamo una media, quindi sappiamo se un appartamento più o meno bello con determinate caratteristiche soggettive, poi oggettivamente produce di più o di meno. Non ultimo, è fondamentale avere questa conoscenza dei dati perché ci serve per fare una buona negoziazione, per chi infatti lavora con renturente, quindi affitto e subaffitta, è fondamentale eh, saper comunicare eh, un prezzo d'affitto ragionevole che ci possa garantire il margine. Leggere i dati statistici, quindi vediamo che è necessario per pianificare la crescita e monitorare la profittabilità della nostra attività, anche perché a quel punto, una volta che avremo raccolto tutti questi dati, li abbiamo catalogati, siamo in grado di leggerli, possiamo anche eh, fare il forecast e quindi cominciare a capire... Come sta andando la nostra attività? Che costi abbiamo? Se con tre persone siamo in grado di gestire dieci appartamenti, ma appena scatta il dodicesimo abbiamo bisogno di assumere una risorsa, quanto incidono le pulizie, quanto cresciamo anno su anno e tanti altri indici eh, essenziali. Diciamo che parliamo di TPI, eccoli qua, cioè di. Eh, che che cos'è questa parola? Andiamo al significato della parola KPI. KPI altro non è che è un key performance indicator, altro non è, se lo vogliamo dire in italiano, un indice dell'andamento di un processo aziendale. Quindi, qualsiasi processo aziendale noi analizziamo, scusate, che sia. Un, eh, una fabbrica di scarpe, che sia una, un hotel o una casa vacanze, ogni attività ha i suoi KPI. Questi sono degli indicatori essenziali, chi vuol dire chiave, quindi dei valori chiave che ci dicono qual è l'andamento dell'attività. In questo caso, eh, i, nostri, i nostri KPI, facciamo alcuni esempi, poi andiamo un po'. Eh, All'interno di alcuni di questi valori che molti di voi condivideranno, e vi facciamo vedere come noi li abbiamo organizzati. Allora, monitorando l'andamento di tutto il portafoglio, posso fare paragoni tra appartamenti simili e posso scegliere di non rinnovare delle gestioni su unità con rendite sotto la media. Che vuol dire? Se io prendo come KPI il valore di cui abbiamo parlato prima, che è ad esempio il lordo fatturato di un appartamento. L'esempio di come ci aiuta a prendere la decisione giusta è a fine stagione 10 appartamenti nella stessa zona con caratteristiche più o meno uguali, tutti hanno fatto 15 e uno ha fatto 8, che vuol dire che magari quello di 8 non ha realmente quelle caratteristiche, che non è performante, quindi la scelta che posso fare è lasciare l'appartamento, fare una ristrutturazione o quantomeno mi accorgo della performance, cioè che se 10 appartamenti simili hanno performato bene, 9 e 1 no. C'è un problema, ma lo posso fare solo se ho raccolto questo dato. Un altro esempio è quello di mappare le nostre, le nostre zone, quindi di capire su quale zone e su quali territori ha più senso crescere per creare degli utili e su quali no perché eh, mappo le zone del luogo dove opero e so che ci sono zone con redditività più alta e zone con redditività più bassa, per cui posso organizzare dei focus su aree specifiche. Ad esempio a Roma la casa vacanze in eh, piazza Navona ha un fatturato diverso da una nella zona Spagna, da una sull'Aventino o da una a Trastevere. Naturalmente al netto di tantissimi altri aspetti che riguardano caratteristiche dell'appartamento, come arredato, le fotografie, caratteristiche intrinseche, la posizione, la zona è, è una sicuramente degli elementi che determina una maggiore o minore redditività. Il KPI di, del valore lordo di produzione è importante per prendere scelte sul dove e come crescere. Avendo i dati aggiornati in tempo reale, posso monitorare l'andamento del business e fare azioni correttive su revenue e sulle strategie. Anche questo è fondamentale, inutile dirlo. Tra i miei KPI ci saranno valori che io non solo controllo a fine anno, ma controllo dei by day, week over week, che vuol dire giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, e in base a questi cambio. La mia strategia prendo delle decisioni, attivo delle promozioni, cambio delle tariffe. Ma se questi dati non ce li ho, cioè non ce li ho in tempo reale, non sono corretti o non sono omogenei, fare eh, tutte queste eh, operazioni diventa molto complesso. Parlando sempre di complessità, andiamo a. Al perché è difficile trovare i numeri giusti. Mh, nelle mie passate mh, esperienze, sia lavorando nelle OTA che eh, con, eh, sentendo comunque tantissimi property manager sul territorio nazionale, eh, ho identificato quelle che sono le principali problematiche nel, eh, nel, trovare, nel trovare i numeri giusti, nell'avere cioè delle eh, diciamo dei sistemi che ci presentano i dati tutti nello stesso posto, corretti, omogenei e verificabili. Quello che ho sentito dire tantissime volte è che l'attività di gestione è molto impegnativa e che non si ha il tempo di tenere sotto controllo i dati. Questa è una problematica, cioè, presi da tutta l'attività eh, è difficile avere sotto controllo i numeri. Gestire troppi extranet e siti e guardare i numeri solo a fine anno al commercialista. Questo è un altro nodo della professione del property management. Quando, giustamente, operiamo su tanti sistemi diversi, quindi ci ritroviamo a gestire 5. Sei extranet, i dati sono tutti spezzati. Se non abbiamo dei software che uniscono questi dati e lo fanno anche nella maniera giusta, cioè omogeneizzando i dati simili, perché poi mi ritrovo una nota con le pulizie, una nota senza le pulizie, un'altra con la tassa di soggiorno, una con l'IVA, Expedia me lo fa vedere netto, Booking mi fa vedere il l'ordo, Airbnb il netto. È veramente complesso. Quasi mai questi dati corrispondono poi ai dati reali di fatturazione, e qui poi eh, vi, vi, sarà un piacere farvi vedere la soluzione che abbiamo trovato con Italian Way a, a questo problema. I numeri che mostro il mio software sono diversi da quelli che fatturo a clienti e proprietari, questo è un altro dei problemi principali. Perché dipende da come ho scelto di fatturare e dipende anche da come sto gestendo l'appartamento. Perché su uno sono al 15%, su un altro faccio solo la gestione e sono al 10, su un altro faccio anche le pulizie o il 30%, quindi come gestore ho accordi diversi per tutti gli appartamenti. E eh, questo booking Expedia e OTA non lo sanno, per cui mi fanno vedere sempre un numero lordo. Difficilissimo capire il giro di fatturazione, è difficilissimo capire qual è il mio guadagno, è ancora più difficile capire qual è quello del proprietario. Alla fine c'è chi guarda solo il fatturato lordo e, come dicevo, non ha un'idea di come stia andando l'attività. Quello che abbiamo voluto creare col sistema di reportistica Italian Way è la soluzione a questi problemi. Quando infatti la reportistica è allineata alle fatturazioni e tutti i dati sono all'interno dello stesso sistema, noi possiamo avere veramente una visione di quello che stiamo facendo. Quindi la domanda è, è possibile avere un solo software dove troviamo all'interno i dati puliti in base ai nostri contratti di gestione per ogni appartamento diverso su tutte le ota diverse? Eh, la risposta è sì. Quindi tutti i dati sono raccolti allo stesso sistema che li legge secondo le regole che impostiamo. Quindi noi abbiamo creato una piattaforma che permette al gestore di impostare diverse regole per ogni appartamento. Per cui, sul proprietario, dove il check in lo fa lui o faccio la sola gestione commerciale, imposterò la percentuale che ho chiesto che è del 10 o del 15%. Il sistema mi leggerà i dati così. Nell'appartamento in cui faccio una gestione full e ho chiesto il 30%, imposterò il 30% e così via. E questo si tradurrà poi in tutta una reportistica che rispetta queste regole. Dove sono rent to rent, guadagno tutto perché il guadagno è mio e la spesa invece è l'affitto. Quindi diciamo che il sistema non solo è unico, ma cerca di gestire tutte le regole che, eh, che noi impostiamo, quindi tutte le regole diverse che abbiamo. I dati vengono generati dalle fatture che il sistema emette in automatico alla fine del servizio, anche questo è importante. Il nostro sistema è in grado di fare un perfetto mirroring tra fatturazione e realtà. Questo che vuol dire? Che se prendiamo adesso una prenotazione per agosto, naturalmente andrà eh, nel forecast. Quando ad agosto l'ospite farà il checkout? In base, magari sta un giorno in meno, magari sta un giorno in più, quindi la prenotazione... Viene modificata, la fattura viene modificata. I dati che noi vedremo nella reportistica sono esattamente quelli della fatturazione. Questo l'abbiamo già detto, posso settare ogni appartamento in base al modello commerciale di gestione e soprattutto posso leggere i dati filtrandoli a diversi livelli. Ora, i eh, nostri gestori hanno naturalmente eh, diversi, diversi modi di, di lavorare. C'è chi gestisce diverse zone, c'è chi gestisce diverse città, c'è chi gestisce diversi gruppi. La nostra reportistica, adesso vi farò vedere degli esempi, è stata creata in maniera da poter permettere di vedere i dati filtrandoli a diversi livelli. Ma partiamo da quali sono questi dati e quali sono questi KPI. Diciamo che la cosa fondamentale eh, che sembra banale ma non è così è quanti appartamenti hai cioè quanti appartamenti gestisci? La prima domanda che si fa a chi fa questa attività è, ah lo sai, gestisco gli appartamenti, quanti sono, dove sono? La terza è quanto producono, quindi quanto fatturano. Questo è un esempio, stiamo analizzando un proprietario immaginario che si chiama Concettina, quindi una proprietaria del sud che si chiama Concettina, che ha tre appartamenti in media. Attenzione perché nel nostro sistema la quantità di appartamenti che vedete con la virgola è perché è legata alla disponibilità che i proprietari ci danno di questi appartamenti. Quindi Concettina ha tre appartamenti, è vero, ma se guardate bene nel mese di luglio ne ha quattro, nel mese di agosto ne ha 3,7. Non è che vuol dire che 0,3 l'ha tagliato, ma se un appartamento in un mese... Ha chiuso 15 giorni perché il proprietario doveva fare l'utilizzo diretto. Noi lo abbiamo calcolato mezzo, quindi 0,5. Questo è importantissimo perché ci dà: e questo è un esempio di pulizia del dato, ci dà il dato reale, non dell'appartamento firmato e, e, e attivo, ma dell'appartamento realmente prenotabile. Quindi la differenza che c'è tra appartamento attivo e appartamento prenotabile sono i giorni in cui il proprietario ce l'ha dato disponibile, perché sappiamo anche che ci sono proprietari che per un motivo o per un altro chiudono pezzi di stagione importante. Quindi noi poi andiamo a calcolare tutti gli altri valori sulla reale disponibilità. A questo aggiungiamo anche il transato. Anche il transato lo vediamo declinato. Lordo lo vediamo declinato escluse le pulizie e lo vediamo declinato netto, vuol dire che in maniera dinamica per ogni appartamento possiamo esattamente vedere qual è il lordo transato, quant'è il transato escluso le pulizie con le regole che abbiamo impostato e quant'è il transato netto dalle OTA con le diverse percentuali che ha ogni OTA. Questo intendevamo quando parlavamo di razionalizzazione dei dati e dati omogenei da confrontare. Se confrontiamo i dati di diversi OTA con una percentuale, una commissione caricata sopra diversa, eh, non possiamo capire bene chi sta producendo di più e chi di meno, ma quando guardiamo al netto, soprattutto al netto OTA, possiamo paragonare anche canali diversi. Tutto questo, il nostro sistema, è in grado di farlo a livello di appartamento. Quindi se Concettina con tre appartamenti fatturava 45.000 euro. Se vogliamo vedere solo il trullo Marameo, ecco qua che abbiamo i 10.000 euro del solo trullo Marameo. Anche questo trullo Marameo è sempre attivo, ma non sempre disponibile. Cioè nel mese di aprile si è preso uno 0,8. Se lo vedete, perché probabilmente ha iniziato a essere attivo, quindi aperto, presente sul sistema per l'80% del tempo, quindi mancavano il 20% dei giorni, ma se guardiamo agosto 0,74 vuol dire che ci sarà un 30% di date chiuse, quindi in cui è attivo sì, perché non l'abbiamo rimosso dal sistema, ma non è prenotabile. Ora, in realtà questi dettagli eh, servono tutti insieme a tanti altri per creare tutti Diciamo gli indici, quindi tutti quei TPI di cui abbiamo parlato. Chi di voi eh, conosce il mondo dei revenue eh, conosce benissimo ognuno di questi valori a partire dal tasso d'occupazione, arrivare alle notti occupate, alle notti vuote, a quelle indisponibili al soggiorno medio. E eh, immagino che eh, possiate eh, diciamo, apprezzare quanto sia importante avere sempre ogni giorno. In maniera, eh, diciamo rolling, come dicono gli americani continuamente aggiornata questo quadro sulle vostre proprietà. Questo vuol dire che se entra una prenotazione di 5.000 euro per agosto, io faccio un refresh. In tempo reale, vedo che il transato lordo da 45.000 euro sarà diventato 50 Se su queste 5.000 euro c'erano 2.000 euro di pulizie perché sono pazzo, erano le pulizie particolari o c'era la piscina, non so. Nel transato escluso pulizie avrò già il valore netto. Che ha considerato quant'era quella parte di pulizie. Ma la cosa più importante eh, di questo sistema, in realtà, è che ognuno di questi numeri corrisponde esattamente alla fatturazione. Quindi, al numero, al valore che abbiamo riportato in fattura per il, eh, il nostro ospite e non solo perché noi, come detto all'inizio, abbiamo due clienti, ospite e proprietario, non ci dobbiamo dimenticare del proprietario. Andiamo a vedere la pagina proprietario. Anche il proprietario ha bisogno di sapere quando l'appartamento è prenotato e quando no, quindi questo calendario è quello accessibile al proprietario. Ma in realtà siamo andati anche oltre e eh, siamo in grado di far vedere ad ogni singolo proprietario qual è il suo reddito da locazione. Quindi, velocemente, se questo era il nostro, eh, diciamo, KPI eh, summary, ok, quindi il nostro riassunto di tutti i KPI. Quindi quello che vediamo noi property e che poi possiamo vedere a livello di appartamento o a livello di proprietario, perché un proprietario può avere più appartamenti, ognuno dei nostri proprietari avrà la sua pagina d'accesso in cui vedrà i suoi TPI, cioè il suo reddito netto da locazione. Questo reddito netto da locazione altro non è che è la componente che lui incasserà e su cui poi pagherà la sua cedolare secca già al netto di tutto. Per cui, oltre ai KPI lato property, quindi quelli nostri che ci servono a capire l'andamento dei nostri appartamenti, l'andamento della nostra azienda, è importante dare al cliente, a uno dei due, quindi al proprietario in questo caso, una panoramica del suo reddito di locazione pulito. Questi naturalmente sono tutti dati inventati, però vedete l'appartamento, ci sono tutti i link dove l'appartamento si trova. E ci sono tutti i redditi netti di locazione, per cui il proprietario può andare mese per mese a capire quanto e come stava guadagnando. Alla fine eh, abbiamo saltato eh, questa slide che un po' è anche un'altra declinazione degli stessi KPI, quindi tutti quei dati che noi prendiamo, che noi incameriamo, ci servono poi ad avere delle visioni di insieme come questa. Eh, questa è molto semplice da, da capire, ogni colore corrisponde ad uno TA, anche questi sono dei dati quindi inventati, però con una base reale del mercato di Milano in cui potete vedere l'andamento delle due curve di Covid. Quindi a marzo ecco qua, 2020 ci sono state le prime chiusure, vedete quindi eh, le prenotazioni arrivare fi, quasi fino a zero, a giugno c'è stata una ripresa del mercato e poi la seconda ondata di ottobre e novembre. Che significa che noi diamo ai nostri partner non solo gli strumenti per raccogliere in automatico questi dati, la piattaforma che fattura questi dati eh, per soggiorno sia al cliente che al proprietario, ma diamo anche la possibilità di fare analisi. Quindi, nel tempo possiamo confrontare i dati, anno su anno possiamo avere view dei dati in questa maniera, in modo da renderci conto dell'andamento e soprattutto tutto questo non lo facciamo da soli perché il cuore della partnership italian way non è soltanto il software ma è anche e soprattutto l'assistenza che vuol dire che il modello della partnership italian way non è quella del semplice software dotato di tante caratteristiche che poi il property manager in automatico in autonomia scopre e lavora ma è un sistema per aiutare il property manager a crescere per cui abbiamo unito insieme il software con tutto fatturazione kpi indici eh, naturalmente gestione multicanale tutto ciò che i software moderni fanno insieme a dei team dei team di revenue dei team di amministrazione dei team commerciali che aiutano i nostri partner non solo a diciamo, gestire tutte quelle operazioni a valore zero, quindi il data entry, il caricamento delle foto, ma anche a crescere facendo le giuste scelte commerciali. E, che dire? Grazie per l'attenzione, per chi ha resistito a questa mezz'ora. In realtà mezz'ora è veramente poca per parlare eh, di questi temi eh, perché sono, diciamo, mh, per ognuno dei KPI, per ognuno dei concetti di cui abbiamo parlato si potrebbe parlare tantissimo, ma ci piaceva darvi una visione d'insieme insieme eh, di cosa, di quali sono i problemi eh, quotidiani del property management e di quali invece sono le soluzioni che abbiamo trovato. Se ci sono delle domande, eh, rimango ancora qui eh, per un po', eh, credo che le domande le possiate fare nella chat del, eh, del canale, eh, aspettiamo un po' se c'è qualche domanda sul, sul sistema e eh, poi vi saluto e vi mando ad un altro intervento che faremo domani, eh, dove parleremo un po' eh, di tutte le opportunità che ci sono nel mercato del property management, del perché è importante crescere. Eh, abbiamo tre appuntamenti, uno alle 10 con Davide che è il founder di Italian Way che ci parla di fatturazione, un altro alle 11 in cui parleremo un po' del mercato in generale e poi di come gestiamo la parte della comunicazione con gli ospiti. Italian Way Joined. Bellissima domanda. Allora, ok. Se non c'è nessuna domanda, grazie per l'attenzione. Ciao, arrivederci, a domani.